Il delfino si metteva dietro la rete, gli faceva un foro e mangiava tutto il pesce. Noi, come tutta la costa, abbiamo risentito di questa migrazione, parliamo però dal nord, dal Veneto, da Venezia, Chioggia. Questo accadeva negli anni 800, 1800. E di questa migrazione noi ne abbiamo fatto tesoro. Perché qui la marineria si è fondata anche grazie a loro. Loro erano dei marinai, la Serenissima, d'altronde era la padrona dell'Adriatico, costruttori, costruivano il trabaccolo, è praticamente l'erede del Bragozzo, il Bragozzo veneziano. E il trabaccolo sono simili. Sono barche panciute, prua larga, costruite appunto per poco pescaggio, per il trasporto di merci, dei canali là, Venezia, Delta del Po, e quando queste maestranze sono arrivate qui da noi, hanno cominciato a costruire più o meno uguale il trabaccolo. Ne sono stati fatti parecchi. Sono stati fatti quelli più grandi da trasporto, quelli più piccoli da pesca, ma è stata un'era che è finita con l'anteguerra. Forse un paio d'anni dopo il fronte ancora intenuto, ma piano piano questi trabaccoli se ne sono andati alla demolizione. Io per marineria intendo logicamente persone che vivevano dal mare, che traevano il suo sostentamento dal lavoro del mare. Non solo il pescatore, il marinaio, ma anche tutto l'indotto che c'era quella volta. C'erano i retari, c'erano i velai, carpentieri, calafati, maestri d'ascia, dei piccoli geni, pescivendoli, anche loro. Il pescivendolo quella volta vendeva il pesce in pescheria, adesso è diventata un centro culturale. Fanno le mostre, discorsi. Ma era bello vedere tutto quel pesce su quei banconi di marmo. Era bello.
Adesso è cambiato. Ci sono i negozi sparsi per la città. Il mercato ittico, che era a fianco della pescheria, è stato chiuso. C'era una fabbrica del ghiaccio, perché quella volta i frigoriferi non c'erano, che non c'è più. Il pesce, grazie a qualche peschereccio che viene da fuori, ancora c'è un certo mercato che è stato spostato, non è più vicino qui. Il rione Porto all'epoca aveva 4-5 strade, non di più. C'era la via Canale, adesso la via Canale si chiama Calata Caio Duilio, che arrivava fino grosso modo al consorzio agrario laggiù. Dietro la via Canale c'è ancora via della Sanità, e quello era il centro, perché tutte casette piccole a schiera di 2-3 camere. Lì si era concentrata, diciamo, la maggior parte della marineria viva, quella navigante. Ricordo il 43, siamo scappati, perché qui purtroppo c'era la linea gotica, si prevedeva quelli che erano rimasti, cioè noi piccoli, le donne, gli anziani, si sono dati alla macchia, in quanto i giovani, quelli degli anni 20, erano in guerra, erano imbarcati. Io avevo due zii, uno era su una corazzata, l'altro era sui massi. Mio padre era imbarcato in un trabaccolo, era stato requisito. Tutti i trabaccoli se ne sono andati giù in Puglia e facevano la spola. Adriatico, Albania, Montenegro e soprattutto Grecia. Corfù era una città italiana, perché avevamo le truppe, avevamo l'esercito, dovevamo, e i trabaccoli servivano, portavano da mangiare. Passato il fronte, una buona parte di Via della Sanità e via Canale era stata rasa al suolo. C'è stata un'evoluzione dopo la guerra. Hanno aperto un cantiere navale dove fabbricavano le barche in ferro. Le barche in ferro hanno sostituito praticamente il trabaccolo. La mia generazione, anni 30, già stava lasciando la marineria, anche perché dopo la guerra l'industria del mobile, l'industria metalmeccanica, edilizia, tirava, il lavoro c'era. Poi si doveva studiare. Non era come una volta, che dopo la terza elementare si imbarcavano. A 9 anni i ragazzini prendevano il battesimo del mare. Prima imparavano a nuotare e poi si imbarcavano come morè nei pescherecci, imparavano il mestiere, poverini. Ci sono i barchini, questi, che sono alle mie spalle. Questi vivono del mare, sono marineria. Loro escono la sera, calano la rete, tornano in porto. La rete è una rete di imbrocco. Poi il mattino ritornano, la salpano, portano in porto, sbroccano il pesce. Poi c'è anche qualcuno che lo vende a chilometro zero, diciamo così. È una marineria un po' casalinga. Le reti adesso sono, queste qui più che altro sono reti da imbrocco, sottili, eccetera.
Quelle di una volta erano reti di cotone, di canapa, molto, molto fragili, si rompevano facilmente. Le facevano anche le donne, c'era il mastro retaio, la donna prendeva gli ordini, mia madre portava il lavoro a casa, lei lavorava alla filanda, c'era una filanda in via Doria, però alla sera si faceva la rete con le misure che gli dava il mastro retaio. Mi chiamo Stefano, faccio il pescatore. Il mio ruolo è di condurre la barca fino al punto di pesca. Arrivati al punto di pesca cominciamo a salpare le reti con i varicelli e niente, fino a quando finiamo. Dopo ho finito di salpare le reti e torniamo verso casa. I marinai sbrocano il pesce dalle reti e fino ad arrivare di nuovo in porto. Dopo ho tolto il pesce e puliamo le reti per riandare a ricalare per il giorno seguente. Riesco in mare, i marinai buttano giù le reti da dietro fino a quando abbiamo finito. Finito di buttare giù le reti, puliamo tutta la barca e torniamo a casa. Professione 7 anni, però è una passione che mi ha preso da quando ero piccolo, avendo il nonno che ha fatto il pescatore, i zii, i parenti, viene dalla famiglia. Sì, tra di noi ce li abbiamo qualche soprannome. Tipo a me mi chiamano, sono il più piccolo, quasi l'ultimo arrivato, mi chiamano Stefanino. Dopo ci abbiamo il marinaio, Johnny. Ci svegliamo la mattina alle 3, veniamo giù al porto, ci diamo l'appuntamento con i marinai, e mettiamo in moto la barca, e piano con calma usciamo dal porto. E niente, andiamo a prendere le reti, oppure dipende, facciamo le nasce per le seppie, c'è dei giorni andiamo con le reti, dei giorni andiamo a fare le seppie, andiamo a salpare su ste nasce, e dove ogni mattina le salpiamo e ci troviamo dentro le seppie, forse, dipende sempre dal tempo, seppie, lumachini, canocchie, sogliole, sgomberi, questi pesci così, questi cefali, le marmore, quando c'è il mare mosso conviene stare a casa. Conviene stare a casa perché è troppo pericoloso. Abbiamo avuto qualche esperienza brutta e allora quando c'è il mare mosso restiamo a casa. Tipo ad esempio l'anno scorso, era il mese di settembre, ci ritrovavamo al largo di Ravenna e ci ha preso una bora e lì abbiamo avuto un po' paura. Era una passione, se non c'hai la passione è meglio lasciar stare. Questo lavoro da quando esci dal porto è tutto bello, ogni giorno è diverso. Ogni giorno è diverso, cioè, vedi l'alba, vedi spuntare l'alba, il tramonto. Uno da sopra la terraferma il mare lo vede diversamente, oppure lo vede dalla spiaggia, ma il mare lo vivi diverso. Io se dovrei stare 10 giorni a casa non ce la farei, è più forte di me. Sento la nostalgia del mare. Il mare è tutto. Il mare è tutto per me. Purtroppo un po' è andato giù questo lavoro, è andato giù, non c'è più il pesce di una volta, e siamo anche limitati.